qualcosa del genere. Che succede? Gare con i maiali? Sì! C'è qualcosa di più divertente di una gara tra ubriaconi e maiali? Abbiamo fatto di peggio per divertirci. Vorresti provare, Eivor? C'è un piccolo premio per chi vince. Oh, forse non sei veloce. Spiegami bene la gara. Corri sul percorso illuminato e sii veloce come Hermod. Chi completa prima due giri, vince. Dove si parte? Molto bene, Eivor. Tu partirai da qui. Corri quando parte il maiale. Ci divertiremo ancora di più se corro anch'io. Pronto? Sto scaldando. In Inghilterra i maiali sono più lenti. Oh, e anche tu sei piuttosto svelta. Ho vinto la gara, ma il vero vincitore è Hermod. Non importa chi ha vinto, è stato divertente. Oh, sì, e possiamo dire di avere sventrato il regno, eh? Ora banchetteremo con le viscere. L'argento farebbe invidia a un drago. E le strade erano immerse nel sangue nemico. Sì. Ma mi chiedo se quel massacro fosse necessario. Niente lezioni oggi, Eivor. Dubito che me le ricorderò. Ascoltami bene, Toke. Tra molto tempo, sepolti i corpi e ricostruita la città, i Franchi ancora si ricorderanno di oggi. Noi abbiamo solo una tregua incerta con Carlo. E più gloria dei nostri antenati! Sei senza speranza. Questo è chiaro. Ho raccolto una bella spada nella lotta. Tienila, in ricordo di questo grande giorno. Tu mi onori. Farò tesoro di questa lama. A proposito, sono felice che tu non abbia consegnato Bernardo. Sinerick mi manca, ma avere un padre come Carlo è peggio che non averlo. Non potevo condannare il ragazzo. Neanche il mio clan lo avrebbe sacrificato per la salvezza. Eivor! Lancio del formaggio. Il gioco più pungente di tutti, anche più di Carlo stesso. E ti diverte? Il formaggio preferisco mangiarlo, ma chi sono io per discutere un gioco? Allora, vuoi provare un lancio? Come si fa a vincere? Devi lanciare almeno due pezzi di formaggio oltre lo stendardo verde. Semplice. Oh, e hai tre tentativi per riuscirci. Provare non guasterà. Sarà facile. Cerca solo di non colpire nessuno. Oh,
Abu Dhabi e Meghi e Zimbabwe. Ben fatto, Eivor! Bel lancio, Eivor! Mai sottovalutare il formaggio! Ho sottovalutato il... Ti sei meritato un premio! Ecco, dell'argento raccolto nel sacco di Parigi. Cos'altro ti aspettavi da me? Pensavo che te la cavassi meglio con gli assedi e con i fendenti. Non ero certo della tua bravura col formaggio. Ci sono molte cose che non sai di me, Pierre. Ah, dimmi, cos'altro dovrei sapere? Non pensare a cosa ho da insegnare. Giusto, c'è molto da festeggiare e non voglio rovinarti la festa. Divertiti. C'era qualcosa di strano in Siegfried prima. Forse nel frattempo la birra lo avrà rallegrato. Eivor il parolaio. Una ricchezza notevole, Siegfried. Cosa stavi facendo con il conte Ottone mentre Carlo marciava sui miei uomini? Cercavo di convincerlo alla resa. E allora? Non è strano che tu abbia incontrato Ottone, Riccarda e Carlo stesso e che tutti e tre abbiano ancora la loro testa. Ho sempre agito per il bene del mio clan. Curioso che solo bagnando le lame di sangue si riesca a godere di una notte così. Questa celebrazione non è per chi abbiamo ucciso, ma per chi abbiamo perso, per poterli onorare. Il sangue franco, il banchetto. Io non provo niente. Niente riesce a darmi pace. Hai vendicato la tua gente uccisa. Hai avuto gloria a suo nome. È per questo che ho fatto tutto. Per vendetta e gloria. Mi chiedo sempre perché facciamo ciò che facciamo. Per il Valhalla? Per il clan? O forse ci servono ragioni per passare da una coppa di idromele all'altra? Forse le ragioni non esistono. E noi non siamo che lupi. Spinti da una fame interiore che non riusciremo mai a comprendere. Può essere, ma per il bene delle nostre genti dobbiamo agire diversamente. No, io non credo che ci sia una sala ad attenderci. La nostra sala è il mondo, ed è l'unica. Non voglio illudermi. Il regno franco abbonda di terre generose, di fattorie prospere e di grandi ricchezze a nostra disposizione. Domani partiremo e andremo a sud per razziare più di quanto un re potrebbe darci. Abbiamo un patto con Carlo. Un patto? Sei tu che non gli hai riconsegnato il figlio Bernardo. Lo hai dimenticato? La questione è diversa. Carlo avrebbe... Si fotta, Carlo! Parigi si è salvata, ma domani marceremo sulla Borgogna e poi su tutto il Regno Franco. Non posso lasciartelo fare, Siegfried. Prova a fermarmi. Farò meglio a seguirlo. Mostrami ciò che ci attende.
Finirà con un Holmgang, morso di lupo. Ti chiedo solo di onorare il tuo accordo. Che cosa ne sa quell'ignobile verme di Carlo dell'onore? Io non gli devo niente. E lui mi deve tutto. Il sangue franco non riporterà indietro Sinri con gli altri. Alcuni torti non possono essere riparati. Questi discorsi su torti e ragioni, sull'onore, sono assurdi. Non hanno senso. Possono spiegare tutto il sangue versato, Eivor. O siamo solo due giullari su un palco franco, in attesa dell'ultimo spettacolo. Estrai la tua arma. Se cerchi la pace, non è così che la troverai. Dobbiamo stringere nuove amicizie, imparare a guardare avanti. Io guardo avanti e indietro. Vedo la morte da entrambe le parti. Siamo solo una nebbia destinata ad alzarsi. Ora accetta la mia sfida o vivi nel disonore. Il dolore non se ne andrà se non lo affronti direttamente. Il mio sangue o il sangue dei Franchi non ti darà alcun sollievo. Ti sento parlare con la voce di Sinric. Da quando è morto, sono un naufrago alla deriva nella notte. E se tuo fratello fosse qui, che cosa ti consiglierebbe? Di andare avanti. Di vivere. Il mio tempo è finito. La mia famiglia è morta. È giusto che sia il clan a decidere del proprio futuro. Il clan di Toka. E tu cosa farai? Me ne andrò. Mi farò nuove domande. Scorterò tutto ciò che so. E troverò un'altra via. Siegfried! Andando. Via. Allora andrò con lui. No, Toka. Devi stare con il clan. Non è più lui da quando è morto mio padre. Un uomo solitario, è vero, ma mai come quando ha dovuto assumersi il compito di guidare il nostro clan. Vi ha guidati bene, ma ogni capo deve sapersi fare da parte. O vedrà morire chiunque sia rimasto al potere troppo a lungo. Quando la sua voce potente echeggiava qui, sapevamo cosa fare. Ci dava coraggio. Audacia. Ma il suo fuoco vi brucia ancora dentro. Skoll. Skoll. Non apprezzo il vino speziato. A volte un capo deve bere anche ciò che non vorrebbe. Ho un messaggio di Oddone. Che cosa vuole? Un incontro con Eivor è urgente. Crede che la regina sia in pericolo. Le mie spie confermano. Carlo sta cercando lei e il ragazzo. Che cosa ne pensi? Oddone non mentirebbe. Se dice che è urgente, devo andare.
Sono in debito con la regina ed è mio dovere risolvere la faccenda. Va allora, che la fortuna ti arrida, morso di lupo. Usare il cappuccio. Ve ne prego, vi chiedo una moneta, e se non ne avete, anche solo una preghiera. Eivor d'Inghilterra! Eccomi. Hai detto che la regina è in pericolo. È così. Vieni con me. La maior presente ai sanzi. Guarda questa gente. Lavora con gioia, con orgoglio. La bellezza del mio vigneto di famiglia dipende da loro. Così come la qualità del vino. Non sono bestie da sola. Cosa abbiamo qui? Questo vigneto li rende orgogliosi quanto me. Non sono qui per ammirare il tuo vigneto. No? Ma questo è più di un vigneto. È il futuro del regno. Un futuro che non si realizzerà con Carlo. Oh. Hai colto gli acini al momento giusto, Roland. Molto bene. Impeccabile, come sempre. Grazie, signore. Da questi acini nasce il vino del mio pregiato vigneto. Ammetto che queste sono terre di rara bellezza. È così. Vieni. Sono più lento di un tempo. Il mio dottore dice che sarei dovuto morire per le tue ferite. Hai scelto tu di combattere. E tu ti sei battuto per la tua gente e per il tuo onore.
Non ti porto rancore. Ti sei comportato davvero cane. Siamo più simili di quanto sembri, Eivor. E quelle cicatrici me lo ricordano. Temevo che il mio messaggio non superasse le asce di Siegfried. Siegfried ha lasciato queste terre. Quelle asce appartengono a Toka Sinriksdottirur. Dovrebbe essere motivo di gioia. Ma temo che Toka sia un'altra demone vestita da guerriera. Toka ha imparato molto da Siegfried. Ha imparato cosa essere e cosa non essere. Spero sia così. Il messaggio diceva che Riccarda è in pericolo. È per questo che mi hai chiamato. Questi uomini appartengono alle forze ribelli contro Carlo. Ho accettato il triste fatto che tu, Eivor, uno straniero del nord, abbia più onore e più coraggio del mio stesso re. L'onore va oltre la patria e il credo. Vero. E credo lo sappia anche Riccarda. Lei e quel bastardo di Bernardo sono solo due pedine nel futuro del regno. Bernardo, una parte di me voleva consegnarlo a Carlo. Ma hai avuto la grazia di non condannare il ragazzo alle pene dell'inferno in questa vita. Starà meglio con Riccarda. Dov'è la regina? Si nasconde in una taverna ad Amiens, sorvegliata dai miei uomini. Ma non mi fanno rapporto da troppo tempo. No. Troverò Riccarda. Ho il dovere di restituirle l'aiuto che mi ha dato. E poi è mia amica. C'è un'altra cosa. Questa ribellione riuscirà. E quando accadrà, la mia strada verso la corona sarà ben tracciata. Il tuo vero obiettivo? Ho servito con lealtà il regno franco, Carlo e Dio. Ma Carlo si è rivelato indegno. Tu vuoi un re franco che non marcerà mai sull'Inghilterra? Quel re sono io. Sì, uccido Carlo per te. Se uccidi Carlo per il bene del regno, te ne saremo grati. No. Uccidere Carlo nella speranza di salvare il mio clan non è il tipo di accordo che intendo fare. Tu mi deludi, Eivor. Hai di fronte a te la speranza della tua gente. Basta. Fai promesse che non puoi mantenere, Ottone. Andrò alla taverna di Amiens e troverò Riccarda. Bene. Buona fortuna, Eivor. Pregherò perché tu riesca dove i miei uomini hanno fallito. N'est-ce bon que flâner? Comme osé de me vilainer. È stato un massacro. Credo che queste fossero le guardie della regina. Taverniere, che è successo? Devi nasconderti! Forse è ancora qui intorno! Il mostro! Quanto sangue! Nasconditi! Meglio dare un'occhiata in giro.
usata alla regina, o l'avranno usata ai suoi nemici. Altri uomini di Ottone non hanno protetto la regina. Una pergamena ha un simbolo strano. Forse è un testo di studio di Bernardo. Un monaco. Che cosa ci faceva qui? Un papavero. Sì, sono gli uomini di Ottone. Forse il taverniere può dirmi qualcosa sulla pergamena e i suoi simboli. Ho trovato il corpo di un monaco e una pergamena in una lingua sconosciuta. Forse sono testi sacri, scritti in latino. Il ragazzo sa il latino. Bernardo, sì, erano qui. Il monaco era il suo maestro, veniva dalla chiesa del paese. Ho sentito che la regina diceva a Bernardo di andare alla chiesa in caso di guai. Allora andrò a dare un'occhiata, sperando di trovare la regina. Celebrerà la grande vittoria di Re Carlo sul capoguerra pagano noto come Siegfried. Tutti insieme! Grazie a Dio sei tu! Che è successo? Il mostro ci ha portati alla villa di papà, ma Riccarda l'ha distratto e io sono scappato dove stanno riparando il muro. C'è una torre e se sali e sali sempre di più puoi passare da lì. Dov'è Riccarda? Dov'è la regina? Il mostro l'ha portata via. Vuoi dire il mostro che ha ucciso gli uomini alla taverna? Ha detto che ci portava da papà per fare una cosa, una prova. Io ero... Che tipo di prova? Lui ha detto un'ordalia. Sì, ha detto così. Un'ordalia del fuoco. Alla villa di papà, ad Amiens. Allora vuole bruciarla viva. Vai, Bernardo. Torna a casa tua, a Lisieux. Io andrò da Riccarda. Posso aiutarti. So delle cose. Non devi fare male a mio padre. È che... ogni tanto diventa confuso. Devi metterti al sicuro, Bernardo. Ne va del destino del regno franco. Non ti sarà facile viaggiare sulla Senna tutto da solo. Sarà una grande impresa. Pensi di esserne capace? Posso farcela. Bene, ora vai. Pensa a correre e non voltarti mai. Penserò io a Riccarda. Arrivederci, Eivor.
Forse posso passare dalla parte danneggiata. Mal di piedi. La regina sta per essere processata davvero da suo marito. Dal re, vuol dire. Pare che sarà un'ordalia del fuoco. Non può essere. Dio non lo permetterà. Assistere al processo. Egli abbia misericordia degli innocenti. Ma chi si è macchiato di menzogna, tradimento, adulterio? Egli possa riservare una terribile punizione. Non ho nulla da temere da Dio. Sei tu, Carlo, che gli devi chiedere perdono. Presto sapremo chi tra noi avrà il favore di Dio. Ecco, il mio angelo custode. Non è un angelo. Al cospetto di Dio e del re, è giunta l'ora che io rispedisca questo demonio nel suo inferno! Sei vivo. Fatti da parte, vescovo. Il tuo Dio non ti salverà un'altra volta. Per Engelwin! Per la giovane madre! Per mio fratello Ebels! Ti cancellerò da questo luogo! Il Signore mi protegge! Io sono la sua ira! La mia anima da...
andati all'inferno! Seguiti. Il Bellatores ti... Devo trovare Bernardo. Bernardo è al sicuro. Gli ho detto di tornare a Lisieux. Sei sempre il suo strumento. Emani la grazia di Dio, Eivor. Confondi la grazia con l'ebbrezza del trionfo. Povero vescovo Coslan, pregherò per la sua anima. Ha servito il Signore nel solo modo che conosceva. Carlo e io dobbiamo parlare. E potrebbe essere l'ultima volta che parla con qualcuno. No, è un uomo ferito che è stato torturato da bambino. L'hanno bruciato e bruciato. Vive nella paura. Teme il fuoco. Teme Dio. Teme il tradimento. Merita il perdono. Un attimo fa era pronto a bruciarti viva. Cosa credi che dovrei fare? Risparmialo. Rendilo inoffensivo. Lo porterò lontano, nel nostro rifugio est, e gli darò delle guide spirituali. Vivremo in pace e nel frattempo continuerò a preparare Bernardo alla successione. Ti assicuro che diventerà un sovrano senza ambizioni verso l'Inghilterra. Risparmia Carlo e salverai la tua gente. Bene, potrei anche risparmiarlo, ma voglio essere certo che rispetterai i patti. So che farai ciò che è giusto. Sei uno strumento del Signore e della sua pietà. Padre, benedici questi uomini che si rimettono al tuo giudizio. Questa è follia. Cosa hai fatto, Carlo? Ha ucciso i suoi servi. È pazzo. Due serrature. Cercherò qui intorno. Ma guarda. L'ho sempre saputo. Lei è pura. Santo mio, madre mia. Una chiave. Forse apre la porta nel salone. Ti hanno mentito e tradito. Ti hanno ingannato e aggredito! E che ti ha difeso? Sono stato io. Lo so, demone. Ora l'ho capito. Non avrei dovuto dubitare di te. Lo so.
arrivare, mio re! Vi prego, andatevene! Vi brucerò! So cosa temete! Ho del fuoco! Non sono lui! Non sono il re! Dei! Un'altra chiave. Proverò ad aprire la porta del salone. Molto strano. Un sacro testo cristiano. Niente chiave. Dovrei provare le chiavi nella porta. Speriamo bene. Lei è l'angelo, la santa, colei che brilla della luce del Signore. È così, avevano ragione su di me. Avevano ragione tutti. Lo so. Siamo come dicono. Lo siamo sempre stati. Quando mi hanno bruciato, ho finto di liberarmi di tutti i demoni. Ma lo sapevo. Neanche bruciandomi sarei liberato di te. Quanto ho bruciato? Sotto la carne consunta. Eri sempre lì. Eri sempre qui. Sei stato sempre qui. Io ti accolgo, demone. Più forte. Noi siamo il demone! Noi siamo... Non sono l'unico demone che vaga in queste stanze. Che meno un nordico pagano. Io non sono un mortale, ma tu sì. Muori! Resistere ai miei attacchi. Forse risusciterà ancora una volta. Segnarmi mio figlio!
soltanto la tua gente. Vicino al fuoco. Non lamentarti e combatti! Potrei chiuderlo in questa stanza. Questa è la fine, Carlo! Fammi uscire da qui, lurida bestia! Prima dovrai giurarmi che la tua armata non marcerà sull'Inghilterra. Hai avuto ogni occasione per giungere a una tregua tra noi. Dovevi solo consegnarmi mio figlio. Questa storia non riguarda solo il ragazzo. Per me sì. No! Non guardare mia regina! Sta calmo, marito. Sono qui per te. Lasciaci soli. Tutto andrà come promesso. E se così non sarà, tornerò per lui. Lo so. Folla, sta succedendo qualcosa. Sappi che Carlo non rispetterà mai un patto con voi gente del nord. E invece io so mantenere la parola. Non sei altro che un cane ferito che implora gli avanzi del pasto. Come osi? Aspetta!
Eivor, parliamo di cose serie. Che ne è di Riccarda? Hai incontrato Carlo? Riccarda è sopravvissuta a un'ordalia. Le fiamme non l'hanno toccata. E il re? L'hai fatto come ho chiesto? L'ho affrontato, ma è ancora vivo. Non hai promesso di uccidere quell'animale, e forse ho sbagliato a chiedertelo. Ma dimmi, non hai stretto accordi con lui, vero? Riccarda ha le sue idee sul futuro del Regno Franco. Col tempo mi ha convinto. Dopo tutto quel che ho fatto per salvarla da lui. Mi ha convinto della bontà del suo piano. Ha pensato di domare il re. Davvero è in grado di stregarlo. Questo è il tuo piano per garantire la salvezza alla tua gente? Crescerà Bernardo perché sia il futuro re del Regno Franco. Ma è un cucciolo! Dovresti rallegrarti, Ottone. Carlo non tornerà. Non ti darà più alcun fastidio. Forse. Ma non resterò a guardare mentre questo regno cade a pezzi. Almeno possiamo brindare a Carlo e al suo ritiro. Andiamo! C'è molto da fare! Cosa credi che farà? Odone andrà a cercare Carlo e se lo troverà, lo ucciderà. Ma quella rabbia potrebbe essergli fatale. Dirò a Pierre di tenerlo d'occhio per un po' di tempo. Una mossa saggia. Credi che Riccarda riuscirà a tenere Carlo lontano dal trono? Ho scommesso che ci riuscirà. E il futuro del mio clan dipende da lei. Non dipende solo da lei. Ci sono anch'io. Farò in modo di informarti se mai Carlo dovesse sbucare dalla tana in cui lo ha portato Riccarda. Per quanto riguarda Ottone, valuta se restituirgli le terre che Carlo ha promesso a Siegfried. No. Quelle terre sono il risarcimento per quel che ci ha fatto passare. Ottone a Parigi. Siamo pari. Parli sempre più come una Jarl. Invece io devo pensare alla mia gente, da cui mi sono separato troppo a lungo. Prima di andare, tieni. Era di mio padre Sinric, la seconda migliore guida che io abbia mai avuto. L'onore è stato mio. Spero di diventare una grande Jarl come te, Eivor. Se ti tornerà voglia di formaggio franco, sarò lieta di offrirtelo. Addio, Toke.
Eivor! Siamo salvi. Passeranno molti inverni prima che truppe franche sbarchino in Inghilterra. Ho saputo che Parigi è caduta. È così, ma la situazione è ancora più spinosa. In che senso? La regina, Riccarda, crede di poter ammansire il re folle in privato. Si sono ritirati in un luogo lontano. Ma Carlo ha un carattere burrascoso. La regina riuscirà a placarlo. Riccarda ha un pozzo di coraggio a cui attingere. E Carlo ha grande considerazione per lei. Questo mi conforta. E abbiamo un forte alleato in Tokas in Riksdottir. È molto giovane. Ma impara in fretta. So che non ci deluderà. Forse è meglio non parlare del rischio corso. Siamo tornati carichi di ricchezze, gloria e buon cibo franco. Chiederò ai razziatori di non raccontare niente. Diranno tutto alla prima occasione. Temo di sì. Una nuova forza giunge in vecchie sale. Ora posso riposare. Velek mann þegar hann kom hérna með herisinn. Fullt og úrlegt. Hann myndi hafa fjóra tíu.